Alti, ci sono anche i colleghi a seguire questo ritiro. In realtà molti dei colleghi erano anche molto incuriositi dal village cattolica Summer e quindi si sono, diciamo, avvicinati in maniera intensa. E poi ci sono tanti tifosi sugli spalti e quindi quando Rossella vuole andare a sentire qualcuno dei giovani protagonisti, soprattutto perché vediamo esposta anche una bandiera del Brasile e dell'Argentina, ricordandoci che la Copa America è in corso, il Brasile in Copa America non c'è più, Non c'è mi più. dispiace per Dodò, c'è Argentina sì, però, eh? l'Argentina però con Martinez Quarta e Nico che ieri hanno superato il Canada e quindi andranno a giocarsi la finale questa sera tra Colombia e Uruguay, l'altra fetta di finale di Coppa America, una Coppa America però che si gioca molto vicina al nostro presidente in realtà, perché si gioca nel New New Jersey. Jersey e quindi insomma lì negli Stati Uniti, una Coppa America molto allargata anche insomma ai paesi del Nord Beh, America. tiferemo sicuramente a distanza nella finalissima per i nostri Nico Gonzalez e Martinez Quarta. E questa sera invece E c'è vediamo. l'altra semifinale Esatto, dell'Europeo, la prima ad Uruguay-Colombia. approdare, la Spagna. Ah, Ah, scusami, gli sì, europei scusami, parlavi. sì, ero passato da un Eri argomento già all'altro. sugli europei, io ormai ero rimasto un attimino sulla Copa America, però sì, effettivamente, parliamo di tutto il calcio. Siamo curiosi naturalmente anche di vedere le altre sfide, affascinati totalmente da questo sport. Vieri, come comincia questo esercizio, diciamo? Beh, c'è un torello con tre giocatori in mezzo, due dei quali che tengono in mano le casacche, il terzo in questo momento è Mandragora da una parte, lui invece senza casacca, e quindi che ha un ruolo diciamo diverso rispetto agli altri due. Adesso ne escono tre, ne entrano due, insomma. Chiaramente è un momento, quello del torello, che abbina, come molte volte abbiamo detto, sia il lato fisico al lato tecnico, e c'è anche l'occasione appunto per iniziare ad essere un po' competitivi. L'abbiamo visto poco fa, dove c'è stato insomma un giro di passaggi che ha portato all'applauso, all'esultanza del cerchio alla mia destra, ovvero quello alla vostra sinistra. Però bisogna avere questa mentalità vincente anche nei torelli, e quindi si inizia piano piano a costruire quello che poi è la partita della domenica. Prosegue ancora la seduta, tanto lavoro anche per i portieri. Io mi sposto anche sui nostri canali social, mi sposto su TikTok perché Christian ci scrive: tifo Fiorentina da 10 minuti e già sono gasato. Questo insomma è il pensiero del nostro Christian. Beh, siamo felici naturalmente di È proprio averti. perché tifa da 10 minuti che c'ha questa carica. Ma quella carica poi non muore mai, lo sai benissimo anche tu Sì, lo che so, sto è una carica scherzando, sto che scherzando. quando poi ce l'hai dentro, il cuore viola, la maglia viola, purtroppo, cioè purtroppo non se ne va più, certe volte chiaramente è una sofferenza, ma dall'altra parte poi partiamo già forse con una vittoria, no? Rappresentando una città bella come Firenze, e poi naturalmente lo si vuole rappresentare bene anche attraverso lo sport e attraverso il calcio. Continua il torello intanto, Vieri. Rossella, tu interrompici quando vuoi, naturalmente, quando hai dei tifosi che vogliono naturalmente anche parlare ai nostri microfoni sugli spalti. Sentite anche ancora gli applausi da parte dei tifosi viola presenti che stanno seguendo il torello che ci stava raccontando splendidamente il nostro Vieri Capretta in pressione a bordo campo per toccare proprio con mano quello che poi è lo spirito sportivo dei ragazzi. Chiaramente nessuno ci sta mai a perdere anche quando si tratta di torello, così come in porta, già dal riscaldamento i portieri evitano qualsiasi tipo di errore perché ognuno vuole naturalmente dare il meglio. Camere che vanno anche sul nostro Infantino, tanti giovani presenti in questo ritiro al momento, un mister Paladino che naturalmente ha a disposizione anche questi giorni poi per visionare anche tanti ragazzi interessanti. Ricordiamo l'ultimo, no? Forse tra i giovani, senza dimenticare poi nessuno perché tanti sono anche rientrati dai prestiti, però ci viene in mente proprio Caiode che, come ci raccontava anche il nostro Vieri stamani, ha avuto, no? Quella chance per quel brutto infortunio purtroppo causato che ha avuto Dodò, l'ha sfruttata al meglio. È un giovane cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina, insomma, poi ha fatto vedere veramente grandi cose, Vieri. Sì, giocatore che, come detto, la scorsa estate arrivava dalla vittoria dell'Europeo Under 19 da assoluto protagonista. Sapevamo che il potenziale c'era e come, e poi lui l'ha espresso tutto, o quasi, insomma, no. Naturalmente è molto giovane, ha tanto da migliorare, ma è un giocatore davvero ottimo, e l'anno scorso ha avuto l'occasione, l'ha sfruttata alla grande. Adesso riparte, insomma, tra i giocatori
non direi veterani di questa squadra, ma sicuramente tra quelli che iniziano ad avere già una discreta esperienza in Serie A con la maglia della Fiorentina. Poi naturalmente il ritiro è ancora molto lungo, la preparazione estiva in generale durerà quasi un mese, anzi più di un mese se mettiamo come fine diciamo il 17 agosto, che è l'inizio della Serie A, e lì vedremo poi come scenderà in campo la Fiorentina contro il Parma. Però in questo momento ci concentriamo sui giocatori che ci sono, che sono questi, stanno allenando e stanno iniziando a captare le idee di Raffaele Palladino, che sta seguendo molto attentamente ovviamente l'allenamento. Noi diciamo anche tante cose ovvie come può essere questa, si è messo anche ad altezza pallone per un po' il mister, per vedere anche dal basso come gira la sfera. Lo ripetiamo, chiaramente è solo un torello, ma già da queste cose si vede un po' l'ambizione, usiamo questa parola, ne abuseremo in questo periodo, di questa squadra. Eh sì, immagini che raccontano perfettamente il ritiro e quello che poi è l'atteggiamento della squadra viola. Spalti che vedono ancora tifosi da Fiorentina piano piano arrivare, c'è chiaramente chi ancora deve stare a lavoro, c'è chi naturalmente ci sta seguendo anche in diretta, salutiamo anche tutti coloro che poi ci seguono a distanza come sempre sulle nostre piattaforme, ormai siamo presenti veramente ovunque, dal sito ufficiale acffiorentina.com, da YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, cerchiamo naturalmente sempre poi di aggiornarvi in qualsiasi maniera, anche soprattutto anche fuori dal live, molto più divertente poi farlo durante l'allenamento in corso, anche grazie ai nostri studi e a tutto il materiale che poi ci ha finalmente dato, no, a disposizione il club, per noi una crescita incredibile e sicuramente, Vieri, direi anche una grande soddisfazione, un orgoglio poter raccontare naturalmente quello che è poi il ritiro e non solo diciamo la stagione stessa della Fiorentina, perché naturalmente poi dopo il ritiro inizia l'annata vera e si dà modo al nostro gruppo di raccontare la nostra area digital e l'area comunicazione, poi di raccontare quella che è il pianeta Fiorentina ogni giorno attraverso dirette, attraverso poi post fotografici, video, insomma tutto quello che poi è il pianeta della Fiorentina, anche perché non ci si ferma qua, no? C'è tutto un settore giovanile e c'è tutta anche una parte femminile che insomma anche l'ultima stagione ha fatto molto bene. È chiaro che il percorso della Fiorentina già dagli ultimi 2-3 anni va in una determinata direzione. I risultati sportivi ci sono per le finali raggiunte, ci sono per le vittorie della primavera, per quello che è riuscita a fare la femminile, tutte le giovanili. La Fiorentina è un mondo che non è solo la prima squadra, chiaramente l'amarezza rimane per i trofei mancati, però bisogna anche arrivare a giocarceli, rimane anche la bellezza, le emozioni dei percorsi vissuti insieme. Quello che può dare il Viola Park ancora dobbiamo vederlo appieno, noi ce lo viviamo tutti i giorni, ma questo è il primo ritiro vero e proprio con i tifosi qui, questo per dire che un anno fa chiaramente c'era il ritiro, ma a porte chiuse c'è stata una sola stagione di Viola Park. Il potenziale di questo centro sportivo è ancora tutto da vedere ed è meraviglioso, noi lo diciamo a tutti, ma chiunque ci ha messo piede può confermarvelo, e c'è tanto che può dare naturalmente alla prima squadra, poi piano piano, ma ci arriveremo. Io ne approfitto anche per ricordare, visto che per molti insomma è la prima volta che incontrano e impattano anche sullo staff di Mister Palladino, i nomi di tutta la squadra nella squadra, a partire naturalmente da Raffaele Palladino, che è il responsabile della prima squadra. Ormai anche il ruolo di allenatore è quasi riduttivo, perché è l'allenatore della squadra e di una sua squadra praticamente, a partire dall'allenatore in seconda che è Stefano Citterio, il collaboratore tecnico e Federico Peluso, che molti ricorderanno naturalmente anche per i suoi recentissimi trascorsi in Serie A. I preparatori atletici sono Fabio Corabi e Nicola Riva, gli allenatori dei portieri sono Giorgio Bianchini e Alessandro Dall'Olmo, e ci sono tre match analyst super digitali, direi, insomma, anche nel loro modo di approcciare al lavoro: Andrea Berti, Mattia Casella e Andrea Ramponi. Questa diciamo è la squadra naturalmente di Mister Palladino. Poi ovviamente c'è anche tutto lo staff sanitario coordinato dal responsabile, che è il dottor Luca Pengue, e a sua volta insomma tutto lo staff che si declina tra fisioterapisti, preparatori del recupero, no? Come Stefano Dainelli per esempio, che in questi giorni avete visto anche all'opera durante le visite mediche proprio per alcuni test di preparazione. Tutto questo insomma perché è un piccolo mondo, no? Che sta lavorando, e sono molto coinvolti nel lavoro, va detto, anche lo staff. In questo caso vediamo sia
chi deve preparare il campo, quindi ci sono dei giardinieri prontissimi a sistemare eventualmente delle zolle del terreno che sono lì pronti a intervenire in caso di bisogno, sia lo staff dei magazzinieri che soprattutto sul campo immenso, no, della prima squadra, quello con i due campi collegati, sono sempre molto rapidi nel cambiare o dare una mano a sistemare gli attrezzi, no, quando si cambia l'esercizio. Quindi direi che siamo coinvolti al 200% in questo nuovo progetto. Rossella, ci senti? Hai qualche tifoso? Altrimenti se no torniamo dal nostro Vieri Capreta a bordo campo. Sì, quasi completato il cerchio con 25 passaggi, quasi raggiunti qua da il cerchio di destra, solo che poi sono usciti dai conetti e quindi bisogna ripartire. L'esercizio di fatto consiste nell'avere una sponda in mezzo, no? Che è il giocatore che non ha in mano le casacche, mentre gli altri due cercano di recuperare il pallone e stanno andando davvero a mille all'ora. Poi chiaramente bisogna rimanere all'interno dei conetti e poi l'obiettivo è arrivare a, credo, sui 25-30, perché insomma poco fa siamo arrivati a 24 e c'è stato un grande momento di delusione, quindi a un passo dall'obiettivo praticamente. Sì. Però il diciamo il leitmotiv anche di questo tipo di allenamento di questo pomeriggio è proprio sciogliere anche in qualche modo, no, un po' le gambe, visto che questa mattina sono state caricate in maniera abbondante. E dall'altra parte vediamo i portieri che a loro volta comunque lavorano molto con i piedi, no? Quindi stanno iniziando anche loro questa parte della seduta proprio con una serie di esercizi dedicati all'inizio dell'azione o comunque insomma a salvarsi da qualche retropassaggio che a volte... Aspetta, io vi riporto indietro alla partita contro il Monza di Palladino della scorsa stagione, sì, no? Con l'errore di Gregorio, con la rete di Beltran, dicembre dello scorso anno. E la nostra esultanza, tra l'altro. La nostra esultanza, naturalmente, ma nasce tutto da una costruzione dal basso che fa parte proprio integrale del gioco di Palladino, come lo era di Mister Italiano. Quindi da quel punto di vista, secondo me, alcuni concetti chi è in squadra da 3 anni già li ha assimilati. Si spera naturalmente di non vedere errori del genere in fase di costruzione dal basso, però insomma sappiamo ormai che fa parte del gioco e le statistiche dimostrano anche che tutto sommato chi costruisce dal basso fa meglio di chi lancia lungo. Eh sì, insomma, ovviamente ora parliamo di europei, la sfida tra Spagna e Francia che ci ha un po' riassunto quello che hai appena detto, no? Una Spagna che ha praticamente preso in mano il pallino del gioco e a un certo punto ha detto bene, qui vinciamo noi, e infatti hanno ammazzato praticamente la partita. Al 22esimo era finita. Esatto, perché proprio si sono messi a fare un po' quello, no? Partire dal basso, passare il pallone con qualità per poi arrivare naturalmente in 8 persone praticamente sul limite dell'area e dare quindi una sorta di quasi pressione sull'avversario fortissima sotto porta. Si corre. Sentite qui appunto la corsa. Alle nostre spalle ci sono un paio di partite scatenate invece da parte dei bambini che sono venuti al village per poter giocare insomma nelle varie stazioni. Hanno visto che prima sono, me e Angelo, quindi... e hanno detto bisogna andare. E quindi ogni tanto anche negli effetti sentirete insomma qualche esultanza anche mentre si corre un po' per cercare di passare da un esercizio all'altro, però senza rallentare mai il ritmo, anche se ci sono due bei cassoni d'acqua per un cooling break direi a centrocampo prontissimi, no, in caso di bisogno. Andrei a sentire anche un po' quelle che sono i commenti, no, da TikTok. Angelo, vedo che stavi scorrendo anche domande, curiosità e quelle che sono insomma le... Ci sono tanti forza vela da parte di Berna, da parte di Sergio Svizzero, c'è chi chiede di Parisi, poi ci sono tantissimi, esattamente abbiamo inquadrato pochi istanti fa, lo vedete proprio attraverso le nostre immagini da bordo campo.
ancora prego, qualche commento vai. TikTok. Chiara Ruggero ci scrive forza Viola dalla Puglia e ci lascia anche un cuore Viola naturalmente. Francesco ci chiede invece se faranno una partitella. Beh, noi supponiamo di sì, forse una roba breve, vediamo, c'è anche vediamo da capire, lo staff naturalmente poi valuta anche un po' sul momento, no? Adesso sono i primi giorni, però sicuramente ci sarà un saluto nel finale ai tifosi qua presenti e vediamo se poi ci sarà modo anche di vedere magari qualche conclusione o qualche piccola partitella magari a campo ridotto. Io vi porto invece sul campo e sui due quadrati, o meglio rettangoli, che potete vedere alla vostra destra, 8 passaggi per fare un punto. È stato appena detto, quindi insomma le regole sono molto chiare, ci sono anche i portieri che partecipano e che devono essere coinvolti da entrambe le squadre, casaccati contro non casaccati. Praticamente si lavora sullo stretto, no? Pochissimi gli spazi a disposizione in un mini campo ridotto, si fa giocare come dicevi anche i portieri e questo aiuta naturalmente poi anche a conoscere meglio ancora il compagno, muoversi, smarcarsi, fare del lavoro atletico, dei piccoli scatti, ma soprattutto migliorare anche nella gestione del possesso del pallone nello stretto, che poi è quello che no? Se non hai l'individualità per saltare direttamente l'avversario, comunque attraverso la forza del gruppo riesci in pochi tocchi con rapidità a dare poi la superiorità numerica, diciamo, nelle parti del campo quando si gioca 11. Tra l'altro credo che ci sia stato un sorteggio anche per chi gioca all'ombra e chi gioca al sole, no? Quello che ho Sì. Magari cambieranno, eh? Sì, penso proprio di sì, dai. Comunque in realtà da quella parte del campo vediamo anche che sta arrivando l'acqua degli dati, che comunque mantengono sempre in condizione, no, il terreno di gioco. Tutto questo perché è un terreno che è stato usato anche dalla primavera in questi due giorni, quindi penso che sia un tappeto da biliardo, no, in questo momento. Vieri, tu che sei lì comunque. Sì, campo meraviglioso, naturalmente aiuta tanto anche questo genere di esercizi. Poco fa qua siamo arrivati a un 7, poi intercettato e dunque insomma si arriva, come spesso abbiamo detto, anche a un centimetro da quello che poi è il risultato di questo esercizio. Qua, come detto, si costruisce la mentalità che va messa in campo poi nelle partite vere e proprie. Naturalmente c'è un giocatore da entrambe le parti, no? In entrambi i rettangoli, con una casacca di colore diverso, anziché bianca, gialla, e lui è quello che può cambiare squadra a seconda di chi è in possesso. È un jolly. Esatto. Vi facciamo vedere l'allenamento a porte aperte, di fatto il primo storico allenamento a porte aperte al Viola Park, dove è vero, sì, si è giocato qui per quanto riguarda l'inverno, per le partite della primavera e del calcio femminile di Serie A. Si sono giocate anche le finali del campionato primavera maschile e femminile, impianto che ha visto vincere un ex Viola Bigica con il Sassuolo contro l'Inter per quanto riguarda appunto le finali primavera maschili, ed è un impianto che però insomma è stato pensato anche per accogliere al 100% i tifosi. Durante l'anno sono stati aperti i bar, ci sono stati vari eventi che hanno permesso di visitare un po' alla volta anche questa struttura, che poi è una via di mezzo tra un campus universitario, un bellissimo impianto per allenarsi, ed è un centro dove alla sera ci sono tutti i campi pieni di ragazzi, ragazze e anche di genitori che a volte aspettano i propri bambini proprio dagli spalti del Davide Astori o del Curva Fiesole, da dove onestamente si gode anche un panorama pazzesco della città. Ma di tutto questo ci può raccontare molto meglio Rossella Petrini. Ebbene sì, ragazzi, sono qui sugli spalti con i nostri tifosi che sono carichissimi, sono arrivati in tanti, stupiti del Viola Park perché alcuni non c'erano mai stati, altri molto curiosi di vedere questa nuova Fiorentina agli ordini di Raffaele Palladino. Quindi c'è grande attenzione tra i più piccoli che sono con i cellulari a fare i loro video per immortalare anche questi momenti, dove vedono proprio i giocatori, lo staff, il mister davanti a loro, perché poi è tutto studiato nei minimi dettagli per poter rendere le immagini anche di chi viene proprio qui al Viola Park il più nitide possibile. Si sentono i commenti, si sentono le voci dei giocatori, dell'allenatore, ed è veramente bellissimo, è praticamente come essere in campo, non soltanto qui sugli spalti, sulla tribuna, ma anche dalla parte dei bar, dove sei praticamente sul green. Quindi c'è grande entusiasmo, direi che siamo anche pronti per andare a intervistare qualcuno, quindi se volete tra pochissimo vi riprendo la linea, così sentiamo anche l'umore dei tifosi che sono arrivati qui al Viola Park. Quando vuoi puoi intervenire.
Nel frattempo ne approfitto un attimo io prima di tornare da Rossella per qualche indicazione da parte del mister e dello staff. Niente di particolare, però insomma ha detto che per il possesso non vuole vedere giocatori fermi, si devono muovere sempre tutti. Questo è abbastanza scontato, ma insomma è bene sottolinearlo perché naturalmente parte del gioco di squadra è l'abbinare il possesso del pallone ai movimenti di chi è senza palla, naturalmente. E poi qualche indicazione per i portieri. Mi sentite, ragazzi? Sono qui con due giovanissimi. Vabbè, vai, vai, Rossella. Prego, prego. Eccomi. Allora, intanto come vi chiamate? Elio. Diego. Anni? Quanti anni hai? 18. 18. Ok, quindi siete già maggiorenni. Allora, è la prima volta che siete qui al Vela Park? Sì. Io no. Seconda volta. Venni Fiorentina Sassuolo in ritorno. Ottimo, ottimo. Te la prima volta. Allora, come ti sembra questa struttura? Bella, insomma, è di sicuro parecchio attrezzata, parecchi campi. Mi pare veramente bellissimo avere una struttura così, insomma. Allora, io tra poco vi chiederò dell'allenamento, però voglio chiedervi prima, avete visto le maglie nuove? Ieri è uscita anche la seconda maglia, come vi pare? Belle, ma mi piacciono più semplici così. Ok, sì che... quindi le comprerai tutte e due praticamente? Sì, queste sì. Sì, no, esatto. Allora, rispetto all'anno scorso le preferisco anch'io così, anche se preferivo più quella tutta viola con la V, quella iniziale. Ok, tipo. Ok, sei più nostalgico. Sì, sì, un po' intenuto. Va bene. Allora, parliamo dell'allenamento di oggi, intanto come vi sembra la squadra? Siete curiosi di vedere qualche giocatore in particolare? Ma di sicuro Ken, che è appena arrivato, sicché sono curioso di vedere più che altro perché non capisco se... può essere un buon acquisto oppure no. Ok, sì, quindi deve conquistarsi la tua fiducia. Sì, esatto. Te? Certamente Ken, però io sono anche curioso di vedere Ikoné con questo nuovo allenatore, perché io ci ho sempre creduto in Ikoné e spero che ecco possa fare la svolta. Questa. Bene, benissimo. Allora, in bocca al lupo e vi lascio qui godervi l'allenamento. Ciao a tutti. Ciao. Forza Viola, lo diciamo? Forza Viola. Forza Viola. Camere che vanno sul collaboratore tecnico Peluso e immagini anche che prima hanno visto un cambio di scarpe invece per Dodò che ha messo le slick, non so, ha cambiato... Ma ha avuto un controllo del pallone stranamente perché lui capita veramente mai, è un po' errato, quindi evidentemente non ha avuto il feeling oggi con quel tipo di scarpa e allora subito ha provveduto, ha detto ma sai cosa, cambio gli scarpini e anche sono... ognuno poi chiaramente anche questa situazione è fatta a modo suo e Dodò ha detto sai cosa, mi cambio le scarpe e riparto di nuovo alla grande. Ed è lì che insomma scambia palla come vedete insieme ai compagni, insieme anche ai portieri, perché in questo esercizio per chi si fosse collegato soltanto ora vengono coinvolti con i piedi anche i portieri e qui insomma Christensen con un tocco sotto si mette il pallone sul piede Mancino e riesce a salvare la situazione, mentre questo è Dodò che ha ritrovato il feeling ammesso che l'avesse perso col pallone, ma ci va sempre con grande anche convinzione, lui che ha vissuto una stagione difficile, no? Perché ha dovuto recuperare dall'infortunio patito nella partita di Udine, però poi è tornato alla distanza e direi che nonostante fosse ai box e c'è stato il meno possibile, questo anche grazie al grande lavoro dello staff sanitario, dai box ha aiutato la crescita di Caiode e anche oggi ha mandato un bel messaggio, no? di compleanno. A proposito di questo facciamo gli auguri anche a Mike Caiode in audio, gli abbiamo fatti attraverso i social e lì ha detto il buon Domi, ha detto ci sarò sempre per te, insomma sono qui. Andiamo ad ascoltare di nuovo Rossella. Allora ragazzi, sono qui con una tifosa affezionatissima che segue la Fiorentina veramente praticamente sempre. Allora ti chiedo, come ti sembra questo ritiro? Abbastanza caldo. In campo o il clima? Tutto in generale, mi fanno un po' tenerezza i ragazzi perché qui si soffoca dal caldo, 42 gradi sono tanti. Però dai, come ambiente è uno spettacolo, io sono innamorata quindi... Poi diciamo che ci si prepara anche per quelle che saranno le partite di agosto perché insomma, il campionato inizia durante l'estate e quindi è anche giusto iniziare ad abituarsi al caldo. Al caldo, infatti, non si può rimandare il caldo da queste zone qui. Però dai, l'ambiente è bellissimo, si sta bene e vediamo, ci sono anche domani, sì che guarda. Bene, bene, ma noi vogliamo sapere il giocatore che sta tenendo più d'occhio adesso. Ora? E tifo per la mia figliola Gino. Ottimo. Infantino. Grazie mille Simo. Grazie a voi.
E la bandiera argentina era anche per Gino Infantino, naturalmente, che tifrà a distanza, ma anche con l'età dalla sua parte, insomma, per crescere, e tiferà sicuramente anche per mettersi in mostra nel corso di questo ritiro, per guadagnare, insomma, magari qualche minuto importante anche durante l'amichevole. Ci sono anche altri giovani, come per esempio Rubino, lì davanti, l'autore del rigore che ha deciso poi, insomma, la vittoria della Coppa Italia Primavera contro il Bologna, dove anche le mani di Leonardelli, insomma, sono state decisive. Questo invece è proprio Gino Infantino che recupera un po' d'aria, un po' di posizione. Poi ribadiamo, insomma, in realtà c'è un vento che rende meno afoso sicuramente il clima rispetto ad altre zone della città, però il caldo si fa sentire, inutile negarlo. Piccolo break quindi per la Fiorentina, ancora qualche istante per poi riprendere naturalmente con l'esercizio. C'è chi naturalmente ne approfitta per respirare e riposarsi. A breve la Fiorentina ripartirà. Vieri in postazione, hai qualcosa da raccontarci? Sì, come dicevo circa 10 minuti fa, per finire il discorso. Cioè, come dire che non ti abbiamo più ridato la linea? Vengono coinvolti i portieri, e gli è stato detto anche di ripassarla a chi gli ha appena dato la palla, quindi di abituarsi anche a mandare fuori giri l'attaccante avversario con un semplicissimo 1-2 tra il difensore e il portiere, come vediamo in questo caso proprio sotto i miei occhi. Poi sono tanti i trucchi del mestiere, anche l'esperienza poi che porta naturalmente un nuovo tecnico, il suo staff, che sicuramente condividono la stessa ambizione del club, e quindi la voglia di non lasciare mai niente al caso. Si va decisi, no, su tutti i palloni, e ne abbiamo visto, insomma, un assaggio anche qui in un contrasto deciso. Si sono rialzati tutti e due i protagonisti di questo duello, e questo è un ulteriore assaggio, insomma, del fatto che, nonostante siamo al giorno 3 di ritiro, di fatto il secondo allenamento anche dove si vede un po' di pallone, nessuno molla un centimetro. Anche Kenny in questo caso va dritto, insomma, a cercare di anticipare Christensen, e nelle immagini vedete anche proprio Mike Caiode invece che cerca di andare a rendere la vita difficile a Moise Kenny. Commenti. Si gira il pallone e allora andiamo a leggere magari un po' di commenti. Gino e il football infantino, scrive Lord 87, lo salutiamo, tantissimi tifosi della Fiorentina che ci seguono come sempre su tutte le piattaforme. Continuerete a dare le dirette degli allenamenti? Assolutamente sì, sì. Cercheremo di raccontarvi nel miglior modo possibile naturalmente quella che è la preparazione estiva della Fiorentina. Poi c'è il nostro Daniel che lascia tantissimi cuori viola, lo salutiamo. C'è naturalmente anche qualche tifoso di qualche squadra avversaria infiltrata che prova a mettere un po' di zizzania, come si dice a Firenze, ma insomma si scherza, ci può anche stare sullo scherzo. Ancora andiamo a leggere altri commenti, forza viola da parte di Greta, e continuiamo naturalmente poi a raccontarvi l'allenamento. È ripreso intanto l'esercizio, adesso ci sono anche i momenti in cui il tecnico va a dare proprio indicazioni, come vedete in questa inquadratura stretta su mister Palladino, fischietto in bocca e pallone per dare poi, insomma, le indicazioni. Finisce questo esercizio e adesso la Fiorentina si sposterà nuovamente sull'altra parte del campo, che è stata annaffiata, per continuare il lavoro in questo terzo giorno di ritiro al Viola Park, la casa della Fiorentina, la casa diciamo dello sport praticamente a Firenze, con una struttura incredibile a disposizione per i professionisti e per anche coloro che vogliono approcciarsi in realtà al calcio. Ci sono stati proprio Fiorentina Camp circa 2 settimane fa, che hanno visto veramente tantissimi bambini approcciarsi magari anche per la prima volta al pallone. Ci spostiamo in questo momento da Rossella. Allora, sono qui con un tifoso, intanto come si chiama? Marcello. Tifa Fiorentina dal? Da quando sono nato. Quindi quanti anni, più dopo, o meno? Dopo la scuola, a 11 anni. Ah, bene, bene. Allora, le chiedo, intanto come le sembra il Viola Park, la prima volta che viene Bellissimo, qui? Bellissimo, stupendo, una cosa incredibile. Su chi sta facendo più attenzione, chi sta guardando con particolare attenzione? Dei giocatori? Un po' di tutti, specialmente quello nuovo, quello Ken. Vediamo un po' se questo Ken funziona. Bene. Tutto gli sta in palladino a farlo funzionare.
E poi la squadra ancora non è completa, manca ancora diversi innesti. Vediamo un po' il signor Pradè che è buono di fare. Allora io le chiedo anche se ha visto la maglia, tra l'altro passava proprio lì sugli schermi, e sì, l'amore che ci lega, cosa ne pensa? Quello schermo, bellissimo anche quello, sì, quella striscia di maglia, sì, su, sì, Firenze, tutto. Bene. Veramente una cosa organizzata, veramente sono rimasto a bocca aperta. Ottimo, grazie mille, allora buon allenamento. Ma che belli questi commenti sempre sinceri, è vero, bellissimi, veri proprio da parte, sì, di tifosi fiorentina. Mi piacciono molto. Ci si sposta sull'altra parte del campo, camere che vanno anche ad inquadrare gli spalti, il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari, che segue dall'alto anche la seduta a porte aperte. La Fiorentina intanto sul campo lavora con mister Pallandino, ultime indicazioni, e a breve ci sarà, come dicevamo appunto, quindi una mini partitella, diciamo, a campo ridotto. Parte dello staff sta spostando anche la porta, diciamo, quella con le ruotine, quella che si può muovere sul campo, e quindi evidentemente ci sarà anche modo per deliziare poi, insomma, tutti quei tifosi che sono venuti allo stadio Curva Fiesole del Viola Park a seguire proprio l'allenamento in presenza. Tanti collegamenti che hanno permesso, insomma, di seguire questi allenamenti, e permetteranno tutto il ritiro fino alla partita del 19 contro la Reggiana, per darvi, insomma, in tempo reale le sedute, quello che poi è il lavoro naturalmente della squadra, quello che è anche il lavoro dello staff, aggiornamenti che potete avere in via digitale o naturalmente se siete a Firenze venendo proprio qui in città. Per quello che riguarda il Viola Park in senso lato, diciamo che dovete sempre prenotarvi, troverete il link per motivi di capienza ovviamente per arrivare il giorno precedente, e dovremo naturalmente poi accogliervi a braccia aperte con diverse iniziative. Una delle più importanti è quella del Village, che si trova alle nostre spalle, il Cattolica Summer Village, dove soprattutto, bravo, i bambini si possono divertire, ma vediamo anche tanti tifosi presenti sugli spalti. E allora andiamo a sentire anche il nostro Vieri Capretta. Eh sì, con mister Pallandino che spiega gli esercizi adesso. Schierati in campo, di fatto è una sorta di partitella con sicuramente non ci sono le porte, però insomma si continua con gli esercizi di possesso, ma sempre con un triangolo di gioco più ampio, no? Quindi abituandosi poi agli spazi fino ad avere il campo largo. Poi si attende, insomma si spera che ci sia una partitella, perché poi è quello che infiamma di più i tifosi, ma adesso si inizia a vedere anche appunto tutti i giocatori in allenamento insieme. Eh sì, forte pressione adesso della squadra con diciamo la casacchina blu, forte pressione sul portatore di palla, in questo caso è proprio Caiode su Bianco ad intercettare il pallone. Si riparte, c'è stato un errore, quindi si riparte dal fondo con Leonardelli, fresco proprio di contratto con la Fiorentina. Insomma, ha fatto molto bene nella passata stagione, adesso subito Mandragora a dare uno scarico per Lucchesi, va a dare una mano naturalmente tra i reparti anche il compagno di reparto Sottil. Leonardelli temporeggia in attesa di trovare il pertugio giusto, si abbassa leggermente Brecalo e poi si apre il pallone sulla destra, va Infantino in pressione su Fortini, e poi ancora un pallone filtrante da parte di Amatucci, sfila il pallone, sfila la sfera, non ci arriva qua a me, allora la recupera Terracciano che va subito a giocare largo per Dodò, pallone centrale per Mois Ken, e ancora l'apertura sulla destra, e poi la Fiorentina prova a muoversi, per me Fiorentina con la casacchina arancione, Infantino trova un pallone buono per Ken, pallone un po' lungo in realtà, e allora Caiode va subito a valere la sua falcata sulla destra, incontro si muove anche Di Stefano, rapidissimo, forse un fa
giallo subito al giocatore della Fiorentina, mister Paladino facendo che si deve continuare a giocare, anche perché chiaramente in campionato se non te lo fischiano quel fallo bisogna andare continuare avanti a giocare, anche perché se no la palla se la mangia e se la prende l'avversario. Ancora Ranieri con esperienza nel breve per Parisi, si gira il pallone, sempre la squadra viola a manovrare, adesso è sempre il non viola ma la squadra arancione, scusate, Leonardelli. Biracchi prova a dare un po' di equilibrio tra i reparti, continua quindi l'esercizio di possesso. Rossella, naturalmente quando vuoi avere la linea basta che ci fai un cenno e noi torniamo da te per andare ad ascoltare ancora i nostri tifosi sugli spalti. Brecolo no look per Moise Kean che va a saltare Leonardelli quasi con un tunnel, buona la giocata dell'attaccante della Fiorentina, e si ritorna sul fondo ancora con Terracciano e questa inquadratura dall'alto proprio sotto gli spalti. Oltre 500 tifosi allo stadio Curva Sfiesole a seguire questo primo allenamento diciamo a porte aperte per il pubblico, con peraltro un nuovo parcheggio anche a disposizione per tutti coloro che vogliono arrivare diciamo al Viola Park, ecco qui commisso Viola Park, e seguire la Fiorentina da vicino. Naturalmente, oltre alle immagini che state trasmettendo, che stiamo trasmettendo noi, che potete godervi in diretta, ci sono anche quelle del drone tattico dei Match Analyst, che praticamente hanno questo joystick, sono a pochi metri da me e riescono a vedere tutti i vari movimenti anche dall'alto, poi riguardarli assieme alla squadra. Come detto giustamente Luca Giammarini a inizio collegamento, davvero da un punto di vista tecnologico non manca niente. Potevi fermarti anche a come ha detto giustamente Luca Giammarini, punto, cioè punto, qualsiasi cosa, non è quello. No, è che effettivamente nonostante tutta la tecnologia a disposizione anche qui ci sono delle cose che il drone ti permette di vedere anche in forma zenitale, no? Nelle distanze che ci sono magari negli spazi tra un reparto e l'altro o in alcune situazioni di gioco, perché comunque anche così senza svelare nulla di misterioso, tutti i campi del Viola Park sono attrezzati con delle camere tattiche esattamente uguali a quelle che usa la Serie A, per intenderci, e quindi ora non diciamo la marca perché non ci ha pagato abbastanza, però no, scherziamo. Questo permette di avere naturalmente un dettaglio anche sugli allenamenti, su tutti i campi, quindi non soltanto sugli stadi, e di vedere praticamente con come se ci fossero otto ottiche insieme tutto quello che succede all'interno del terreno di gioco, aumentando anche la qualità, quindi è come un po' se tu avessi otto telecamere che ti seguono sul terreno di gioco e che ti restituiscono un filmato unico, quindi puoi seguire se fosse un'azione per intenderci da destra a sinistra quello che succede da sinistra a destra, oppure andare proprio a dettagliare, ad allargare un quadrato o una zona del campo ben precisa, e questo magari è anche più prospettiva a disposizione, anche le prospettive, tutto questo naturalmente averlo poi a disposizione di tablet, quindi mentre l'allenamento è in corso. È chiaro che in questo caso insomma innanzitutto il rapporto di Paladino è 1-1 con ogni singolo giocatore, sta cercando anche di parlarci di quello che si aspetta, poi ci sarà un'analisi. Ieri torno da te. Sì, sì, ci sono state delle proteste, ho visto, perché appunto dicevamo che da un punto di vista di competitività non manca niente, quindi dopo un attimo di pausa prima di ripartire il mister si era per un attimo dimenticato o ha fatto finta di dimenticarsi di chi fosse la palla, e quindi chiaramente i giocatori con Mandragora in primis hanno alzato la mano e detto no, è la palla nostra. È un classico questo anche all'interno di tutte le partitelle. Qui ci chiedono, e qui ti faccio rispondere Vieri, come si segna senza le porte? Come si segna senza le porte? Bella domanda, perché io non sono abbastanza vicino ad aver carpito proprio tutto quello che è stato detto. Credo ma che però mi sa che si debba portare il pallone un po' tipo rugby o football americano, al di là della linea. Quasi, ci sono comunque due cinesini accanto ai due portieri e si cerca di dare profondità all'attaccante e agli esterni che devono poi superare, se ho capito bene naturalmente, poi ovviamente questi paletti. Vedete adesso il tocco di Sottil con Monteano che si è buttato dentro lo spazio proprio nel bevizio, quindi diciamo la profondità negli ultimi metri della zona d'attacco. Mi confermi che c'è un giovane fan club Riccardo Sottil sopra di te Vieri, perché ogni volta che tocca il pallone si alzano un po' i decibel? Aspetta, adesso dammi un attimo e te lo posso confermare. No, sentivo dei gridolini ogni volta che praticamente Sottil entrava in possesso di palle. È chiaro che i giocatori di fantasia come lui non vale, io non li sento. Scaldano il cuore, no? Quindi c'ha tanto potenziale inespresso. Riccardo Sottil ci ha fatto vedere delle cose meravigliose. Sicuramente è un giocatore che da un punto di vista di tecnica scalda il cuore dei tifosi.
possiamo citare anche il gol meraviglioso di Sottil, che di fatto un po' ha aperto la via, no, verso la conquista della finale contro nella semifinale contro il Bruges. Ecco, non interrompiamo un coro mai, assolutamente. No, no. E, è il coro che ha interrotto te. E quello che è successo, insomma, è che il povero Sottil, praticamente pochi minuti, no, dopo aver segnato il gol che ha aperto quella contesa, si è ritrovato sfortunatamente a impattare male contro un altro giocatore e a rompersi una clavicola, e quindi non poter prendere parte di fatto all'atto finale, e cosa che veramente lo etichetta come sfortunatissimo. Dall'altro, va detto che ancora una volta, perché era già successo che anche per un problema muscolare invece si dovesse fermare, no, in precedenza, eppure è dovuto poi ritornare, e ogni volta ritorna comunque con una consapevolezza, secondo me, dei propri mezzi molto alta. E quindi questa è una stagione a cui, secondo me, lui sarà molto legato per quello che sarà il suo futuro. Assolutamente, le facciamo un in bocca al lupo enorme, e speriamo che possa essere naturalmente la stagione della continuità per il nostro Riccardo, che poi, insomma, ha caratteristiche importantissime e che spesso hanno fatto male anche agli avversari, e trovare la continuità per lui è sicuramente un qualcosa di utile poi per se stesso, ma soprattutto per la Fiorentina, che vuole in ogni maniera sfruttare le giocate di uno dei suoi ragazzi, diciamo, più promettenti. Peraltro ne ha parlato benissimo anche il mister in fase di presentazione, insomma, grande fiducia da parte di Raffaele Palladino per Riccardo Sottil. Tra l'altro c'è affinità anche come ruoli, no? Perché non dimentichiamo che Palladino comunque nasce come ala fantasista, e quindi anche da quel punto di vista magari Sottil può imparare qualcosa di più dal nuovo tecnico Viola. Pallone profondo di Ranieri per Parisi, che va a saltare l'uscita del portiere Viola. Break però in questo momento. Esatto, un momento di break che naturalmente viene sfruttato sia per riprendersi un attimo, anche se non so se possono abbeverarsi. Sì, di fatto sì, c'è chi va appunto a prendersi un po' d'acqua, ma naturalmente è l'occasione anche per il mister di parlare ai ragazzi. Rossella, hai qualche tifoso a disposizione per i nostri microfoni, che ha voglia di lasciarci qualche parola? Interrompici naturalmente quando vuoi, noi attendiamo a questo punto anche la ripresa dell'esercizio, vediamo a dialogo mister Palladino con i ragazzi in campo, in questo caso proprio con Sottil, stavamo parlando proprio di lui, e qualche istante dopo è arrivato, diciamo, il primo suggerimento da parte del tecnico Viola al tesserato della Fiorentina. Parisi ne approfitta per bere, stessa cosa anche per Di Stefano, e a breve si ripartirà per un nuovo esercizio. Dall'altra parte lavorano i portieri, chi non è in campo, diciamo, sul campo ridotto, lavora insieme all'allenatore dei portieri della Fiorentina. Insomma, lavoro veramente intenso quando siamo giunti al terzo giorno di lavoro per la Fiorentina al Rocco Commisso a Viola Park, qui di Bagno a Ripoli. I cameri che vanno anche sullo stretto ad inquadrare Ken, che naturalmente piano piano conosce, poi essendo arrivato da qualche giorno, tutto lo staff, a partire anche naturalmente dallo staff tecnico, ma anche quello sanitario, che è sempre a bordo campo comunque a dare una mano. E si riparte con il pallone che si rialza e inizia, diciamo, la battaglia sportiva in mezzo al campo. Le carte vengono un po' rimescolate anche con il cambio della guida tecnica, ognuno naturalmente vuole sfruttare le sue chance, vuole farlo da subito, cercando naturalmente di impressionare in maniera positiva il tecnico, che avrà questo periodo poi per conoscere chiaramente tutti come persona, ma soprattutto anche come sportivi. Sì, è un periodo che, come abbiamo ricordato ieri, no, non è un periodo lunghissimo alla fine, ci sono questi 10 giorni ormai fino al 19 di luglio all'interno del Viola Park, con allenamenti doppi praticamente per ogni seduta, poi c'è la tournée in Inghilterra e le partite quindi contro Hull City, contro Preston e contro Bolton, e poi il ritorno qui con altre due amichevoli, il Montpellier e il Grosseto. L'ultima invece sarà in trasferta a Friburgo in Germania, e anche quella sarà una partita un po' particolare, no? Con tre tempi, quindi
insomma un modo per far giocare più giocatori possibile. A volte ci sono anche partite con due giorni consecutivi proprio per tenere, no, sempre tutti sotto scacco, magari anche far vedere varie possibilità, insomma, di scendere in campo con vari diversi magari elementi, anche diversi moduli, e tutto questo servirà per arrivare pronti alla prima di campionato, che lo ricordiamo è di fatto la gara che apre il campionato di Serie A, quella tra Parma e Fiorentina, e poi l'andata del playoff di Conference League, perché nonostante la quota della Fiorentina ormai sia altissima a livello, no, di punti fatti e di coefficienti, in Conference League si accede solo dopo un preliminare che poi porterà a una nuova Conference League, anche in questo caso un mega girone unico, così come per quanto riguarda l'Europa League e la Champions, ma con due partite in meno, e potrebbe non essere un male in una stagione che sarà intasatissima di impegni, e peraltro poi le compagini che avranno, insomma, che faranno i migliori risultati si qualificheranno anche per il mondiale per club, ulteriore competizione che c'è a fine anno, in un anno dispari, dove di solito, insomma, si arriva fino alle qualificazioni mondiali o alle qualificazioni europee, ma se no ci si ferma. Invece il calcio andrà ancora una volta, diciamo, in overbooking, mi passi questo termine, perché veramente, e un po' lo si è visto anche in questo europeo, secondo me i giocatori ci sono arrivati in buona parte belli cotti. Eh sì, effettivamente hai detto bene, abbiamo visto proprio dall'Europeo ora arrivare forse giocatori. Esternazione personale questa, sì, sì. No, ma totalmente... è fisiologica purtroppo, anche le partite sono state veramente tante per tutti. Fabio Agostinelli ci scrive su TikTok quanto stanno i ragazzi, in realtà non è proprio una vera e propria partitella questa, si sta lavorando sul campo, ma sulla profondità, a breve evidentemente ci sarà anche una partitella con le porte, quindi vi daremo naturalmente anche modo di seguirla in diretta. Edo ci scrive: mi salutate. Beh, noi ti salutiamo, Edoardo, perché sei naturalmente sempre presente a seguire le dirette della Fiorentina con grande piacere. Corrado lascia un buon lavoro Fiorentina, che mi sembra un ottimo in bocca al lupo, perché poi un lavoro, se sarà, e a quanto pare anche da questi primi giorni sembra proprio così, un buon lavoro, farà sicuramente bene al club e ai suoi ragazzi, e diciamo anche alla stagione stessa. Sempre Edoardo, forza Viola, con una quantità incredibile di cuori e gigli di Firenze. Leonardo, forza Viola, insomma ognuno lascia i suoi commenti. Adesso mi sono soffermato, diciamo, sulla nostra pagina su TikTok, ma a breve ci sposteremo naturalmente anche sulle altre piattaforme per andare a leggere ancora quello che ci scrivono i nostri tifosi, e adesso siamo ancora a leggere quello che ci scrive Dado: forza ragazzi, un altro cuore viola dal tifoso della Fiorentina. Altro stop, sempre il fischio del tecnico mister Palladino, e ancora un piccolo break per poi cambiare e tornare a lavorare sulla profondità. Sì, io vi riporto sul campo per raccontarvi, prego, brevemente un episodio con Parisi, che ha fallito un passaggio abbastanza semplice, ha abbassato la testa deluso, insomma, dal proprio errore tecnico, ma tutti gli altri praticamente, o quasi, compreso il mister, gli hanno subito detto di ripartire a fuoco, perché naturalmente l'errore fa parte del gioco, delle partite, ce ne sono tanti di passaggi sbagliati o di passaggi intercettati anche per i meriti degli avversari, ma l'importante è continuare a giocare, come detto anche queste cose qua si costruiscono durante il ritiro. E qui abbiamo anche un'inquadratura sul direttore tecnico Goretti di spalle, insieme ad Alessandro Ferrari, il direttore generale della Fiorentina, che seguono appunto gli allenamenti dalla tribuna del Curva Fiesole, per stare, insomma, vicini in qualche modo e seguire gli sviluppi di quello che succede anche sul terreno di gioco. Ci sono comunque tanti talenti di ritorno giovani, abbiamo visto Bianco in particolare inquadrato in precedenza, cioè essere, insomma, ovviamente anche per il ruolo chiamato nel cuore dell'azione, lui che arriva da una buona stagione con la Reggiana, di Stefano Calivera dalla Ternana. Ci sono naturalmente anche chi, come Caprini per esempio, lì davanti ha fatto la stagione con la Primavera, cercando naturalmente di mettere in luce quelle che sono le qualità offensive, e insomma c'è la voglia di costruire, no, qui dentro il Viola Park, il giocatore per il futuro anche della Fiorentina. Anche qui ci vorrà un po' di tempo, un po' di
generazioni, no? Probabilmente dovranno passare o quantomeno annate, però tutto questo permette di guardare al futuro anche con qualcosa di epocale. Noi lo ribadiamo e sembra sempre un po' troppo magari semplice dirlo dal nostro punto di vista, premesso che tutti vogliamo vincere domani e vorremmo avere una bacheca piena di trofei, pienissima di trofei, ma dall'altra parte se non si comincia a costruire da lontano è difficile che poi si arrivi a quello, cioè alla vittoria di qualcosa e che quel qualcosa riesca a essere permanente, perché come non è mai stato fatto nella storia di Firenze avere tutta la società in un unico punto, che non è un punto, sono 30 ettari praticamente di terreno tra campi di gioco, palestre, attrezzature che servono per il recupero e per evitare o magari prevenire gli infortuni. Insomma, è una cosa che non esiste sul territorio italiano, per quanto ci siano tanti centri sportivi, per quanto c'è chi magari ha dato l'input iniziale, ovviamente Milanello mi viene in mente, ma è comunque una struttura completamente diversa rispetto a Viola Park. E mi astrago dal lato estetico, perché ovviamente essendo nella città del bello e dove il bello, la bellezza, l'armonia con la natura sono state un lifestyle, mi viene da dire, con un termine per non tornare sul linea machine mentale, mi sono collegato al futuro, direi che tutto questo che ci è stato insegnato lo stiamo cercando di portare avanti e di tramandare anche per il futuro, perché non è qualcosa che è per l'oggi, è qualcosa che è anche per il domani. Sono stato un po' prolisso, ma forse il punto è che non abbiamo forse poi serve avere anche un po' la percezione di quello che è quel che resterà per sempre, cioè il punto è che questa struttura resterà per sempre alla Fiorentina e a quei bambini che si avvicineranno allo sport, al calcio, dai Fiorentina Camp, a quei ragazzi che magari poi verranno selezionati, a quelli che cresceranno nel settore giovanile. E questa è ci siamo quasi emozionati, Luca, se ti ricordi il giorno, no, ci siamo emozionati il giorno dell'inaugurazione, perché è stato fatto un trofeo in termini di struttura, e questo è un trofeo che resterà per sempre ai tifosi della Fiorentina, che poi finalmente possono venire qua con la famiglia, e che chiaramente dovresti proiettarti, non so, tra 50 anni e vedere 50 anni di Viola Park, e a quel punto ti rendi conto e dici mamma mia che investimento è stato fatto 50 anni fa. Però dobbiamo dire noi che abbiamo anche la fortuna di viverlo, e come disse Terracciano in una delle prime interviste, una roba che non si era mai vista, effettivamente è una roba che non si era mai vista, detto in parole povere. Rapportato al 2024-2025, lo sguardo di Moise Kean quando è sceso dal pulmino e pensavano di entrare in un campo, tra virgolette, o comunque in una struttura dove c'era una struttura di accoglienza, qualcosa, ha fatto due passi e ha visto che oltre l'orizzonte c'erano campi a perdita d'occhio, nuove strutture, e ha detto mamma mia dove sono finito. Ma al di là ovviamente insomma di tutto quello che può essere il suo passato sportivo, ma è stato anche a Paris Saint Germain, è stato in realtà insomma che non citiamo per ovvi motivi, ma che comunque sono strutturate. Ma una cosa così, anche lui arrivando da un momento all'altro praticamente qui, pur passando praticamente davanti, no, al Viola Park, con l'uscita dell'autostrada e arrivando sull'ingresso di via del Padule, non si aspettava che dentro ci fossero tante strutture, tante realtà che poi in certi momenti insomma chiaramente ti fanno vedere anche quella che è la prospettiva, non nascondiamoci. Qualche secondo ancora, Vieri intanto dovrebbe essere pronto a raccontarci quello che sta per succedere. Il momento partite è un momento invece in cui l'innaffiatoio, magari insomma l'idrante ti sta per colpire, quindi ti consigliamo di spostarti, perché altrimenti da lì secondo me il segnale ti arriva un po' disturbato. Momento in cui ci si abbevera, momento in cui anche ci si approfitta diciamo proprio dello spruzzo d'acqua per riprendere un po' di temperatura, no? Assolutamente, e soprattutto un momento più divertente, perché ci sono due porte quasi sul centro del campo, una partitella a campo ridotto, quindi tra squadra arancione e squadra con la casacchina blu, e quindi vedremo anche delle soluzioni sotto porta. Abbiamo la risposta infatti a tutti quei tifosi che ci hanno scritto sulle nostre piattaforme social, come sempre da TikTok, YouTube, Facebook,
Instagram, dove siamo veramente sempre live. Insomma, la partitella di fatto c'è e c'è modo naturalmente di seguirla live e per i presenti naturalmente dagli spalti. Matteo gioca e scrive: dai ragazzi, non mollate, ancora tantissimi cuori viola da parte di Riccardo, che lascia un altro forza viola da Capri, da parte di Gabri, ognuno chiaramente ha il suo modo, no, per raccontarci e lasciare anche il suo messaggio. Scriveteci naturalmente anche qualche domanda, se volete sapere qualcosa in particolare, se possiamo rispondervi naturalmente vi daremo delle risposte. Sul pallone c'è Christian Quamè, si attende solo il fischio di inizio per questa partitella. Campo ridotto inizia adesso e tocca indietro per Mandragora. Allora andiamo a raccontarvi un po' questa piccola partitella con Biraghi che appoggia il pallone all'indietro e dalla regia ci fanno segno che c'è la nostra Rossella con i tifosi viola. Esatto, sono qui con due tifosi viola, un babbo e un figlio, giusto? Come vi chiamate? Paolo. Bruno. Allora, è la prima volta che segui il Viola Park? Prima volta, sì, sì. Io l'ho conosciuto un paio di mesi fa e ho voluto portare a mio figlio perché piace tanto il calcio. Allora abbiamo approfittato che c'era uno spazio nel lavoro e siamo venuti molto contento. Quindi, tifosi della Fiorentina? Sì, sì. Siamo... Da quanto? Vabbè, io sono dal Cile, quindi tipo sì, un'altra squadra, però okay, il papà sì, sempre... Quindi hai preso tipo... questa simpatizzi la Fiorentina tramite il tuo papà? Esatto, sì sì sì. Allora, chi vi sta piacendo un po' di più durante questo allenamento? Stavo un po' capendo tutti, Ranieri, Terracciano, vabbè, non ci sono gli argentini. Ancora no, però si vede tanta qualità, è incredibile avere questa opportunità di vedere dal vivo un allenamento così. Sì, stiamo veramente godendo questa cosa. Lei cosa ne pensa? Sì, è impattante vedere così dal vivo e vicino, vedere i giocatori di alta classe. Poi a noi due piace il calcio da tanto tempo, io sono più vecchio, non l'ho visto giocare, ma avevo a scuola la figlia di Montuori, per cui sentivo parlare tanto della Fiorentina e lì per lavoro mi tocca venire sul tessile frequentemente e anni fa usavo con i miei fornitori di andare ogni tanto a vedere una partita, ricordo aver visto a Battistuta, Antonioni, però sto parlando di tanti anni fa, però da quegli anni che mi piace tanto la Fiorentina. È una bella storia, grazie mille. Bene, allora buon proseguimento di allenamento. Grazie. Ieri, se ci vuoi raccontare un po' della partitella da bordo campo, allora. Beh, ci sono stati gli applausi scroscianti per il destro giro di Riccardo Sottil, che quindi diciamo in maniera simbolica riparte, no? Dopo aver fatto quel gol meraviglioso poco prima dell'infortunio dallo stesso gesto tecnico e naturalmente, come dicevamo prima, questa la tecnica pura è la cosa più apprezzata comunque dai tifosi. Palla che è uscita davvero di un centimetro e per il resto si gioca con grande concentrazione ovviamente e anche con i giocatori più esperti che cercano di dare consigli ai più giovani. Chiaramente con le porte messe lì c'è anche un... difficoltà forse, no, a capire la profondità, Bobo, no? Ci sono solo cinesine a disposizione, diciamo. Eh sì, perché il campo naturalmente è ridotto, l'abbiamo detto più volte, c'è stato praticamente un costante aumento dei metri quadri con il campo è diventato adesso... Eh sì, è un campo che pian piano insomma si sta avvicinando, no, ai classici... 106 metri per 65, insomma circa, poi le misure non sono tutte esattamente uguali, però vediamo il movimento in attacco e anche lo stop in questo caso proprio da parte di Caiodi, invece che ripassa all'indietro, si ricostruisce dal basso, un po' come abbiamo visto fare chiaramente negli esercizi di preparazione a questa partitella, quindi se sono stati assorbiti, no, i temi, ora bisogna svilupparli all'interno di questa giocata. Bianco, sempre molto propositivo, Ken prova ad andare a calciare il pallone, viene però chiuso dalla difesa della squadra con le casacchine blu, si abbassa Amatucci, Bianco sempre molto scattante tra le linee, forse tra quelli che si sta facendo vedere più spesso, ancora Infantino fermato, riparte Sottil che va a sgasare, pallone profondo per Quamè, una sorta di tiro cross pericolosissimo, non ci arriva Terracciano, non ci arriva neanche l'inserimento del compagno di reparto, ovvero di Stefano, e allora Bianco può tornare ad impostare sul sinistro
preciso e delicato di Infantino. Dodò dentro il brasiliano, 1-2 in velocità con Rubino, poi cerca il cross, va sul secondo palo, in uscita anche la pressione di Parisi, un piccolo contatto con Caiode, rimessa dal fondo quindi per la squadra di Christensen, che ha già appoggiato il pallone a terra. Un po' di sole sul campo adesso, dà un po' fastidio al portiere della Fiorentina nella visuale, e allora si può appoggiare però il pallone sul corto per Lucchesi. Christensen chiama palla lunga di Stefano, cioè naturalmente a marcarlo Ranieri. Christensen attende il momento giusto per andare a servire qua a me. Lucchesi, Biraghi, serve l'uomo dentro, sottile, braccato alle spalle, allora Mandragora con calma gioca con Christensen, il pallone leggermente deviato, rischio da parte della squadra con la casacca blu, ne esce bene Mandragora, Matucci va a giocare il pallone sul terzino di fascia Lucchesi, il braccetto che è andato ad allargarsi. Dodò si abbassa, Krastev, Terracciano, Ranieri, pallone dentro per Ken, ottimo lavoro di copertura del pallone, Infantino per Dodò, cross sul secondo palo, salta Ken, non trova lo specchio della porta, buona comunque l'azione e applausi da parte del pubblico per la squadra arancione. E applausi anche per Moise Ken, il primo vero tiro anche se in allenamento, palla che termina alta di testa anche perché è disturbato naturalmente dal difensore e dalla traiettoria, ma è andato vicinissimo al gol Ken e gli applausi sono di grande incoraggiamento. Donato Rima ci scrive su Facebook: forza ragazzi, Piero Cecchi, saluti a tutti e sempre forza Viola dalla Versilia. Un saluto grande naturalmente anche dal Viola Park al nostro Piero Cecchi, a tutti i tifosi che ci stanno seguendo. Occhio intanto sulla destra a Dodò, ancora un pallone profondo, entra in area, un contatto con Biraghi, si lascia cadere in cerca di un penalty, vediamo se ci sarà un rigore o meno. No, c'è un cambio campo, c'è semplicemente un cambio di campo. E intanto il sole arriva assolutamente ad altezza occhio e quindi è pressoché impossibile riconoscere i giocatori da questa distanza, anche con il monitor ci si aiuta un po', però per fortuna diciamo che i 500 tifosi che si sono iscritti oggi almeno per seguire questa parte dell'allenamento invece sono sulla tribuna opposta e sono a favore diciamo così dell'ombra, riescono a vedere meglio l'allenamento. Ne approfitto appunto per ricordare che attraverso un link che trovate sul nostro sito potete e poi accedere a Vivati ticket per entrare gratuitamente a Viola Park, ma per motivi di capienza chiaramente vi dovete registrare, poi se avete dei bambini di età inferiore ai 6 anni li potete portare tranquillamente, se no iscrivete anche loro e loro possono anche andare a giocare nel village alle nostre Summer spalle. Village che si trova Cattolica nostre, Summer, Cattolica, Summer Village. Stai migliorando nettamente. Non tanto, sono in difficoltà su Cattolica Summer Village, però riesco a dire Sports no. Bar che quindi sono aperti è difficile. Per gli aperitivi Viola già da adesso. Intanto invece in campo non è un aperitivo, l'inizio del secondo mini tempo 0-0, possiamo dire il punteggio, sì, 0-0 con un'occasionissima per gli arancioni nel finale. Adesso Monteano si è messo la casacchina blu e allora si riparte per questa partitella con Rubino che appoggia ancora per Bianco, pallone rapido per Brecalo, ha capito tutto però la difesa di Caiode e compagni, con Lucchesi che si rischiaccia all'indietro, Christensen apre proprio per lui, si abbassa leggermente Biraghi, verticalizzazione lunga per Sottil che chiedeva però il pallone diciamo sui piedi, sulla corsa, sfera che viene poi nuovamente rimessa in campo da Pietrone Terracciano. Ranieri, movimento dentro di Rubino e poi ancora la squadra degli arancioni con Krastev, Terracciano, ancora giro palla di Infantino sulla pressione di Mandragora, è molto alto, sì. Ranieri tocca all'indietro di Brecalo, Infantino per Terracciano, partitella che naturalmente fa lavorare ulteriormente sulla parte atletica i ragazzi. Rubino, niente, è affidato a caso, buono il tocco e buono anche il sinistro dalla distanza, oltre anche alla parata e la risposta di Christensen, bella giocata di Rubino, interno piede, si è spostato dentro vivo del gioco, è andato a calciare con il sinistro. Dodò, Infantino prova a colpire anche lui
Stanno abbattendo Mandragora. Ma stanno abbattendo Mandragora, che rimane comunque in piedi. Perché Rubino poco fa, dopo aver calciato, ha colpito, credo, lo stinco, il piede di Mandragora. Niente di grave, sta correndo naturalmente. Poi era sullo slancio del tiro e poi gli è arrivata la pallonata in faccia di Infantino. Quindi stanno cercando di abbattere il numero, mi viene da dire numero 38, anche se sui numeri aspettiamo. Sì, aspettiamo, anche perché penso che poi in spogliatoio ci sia anche una scelta, no, dove gli anziani, suppongo, abbiano magari una certa priorità, i numeri liberi poi possono essere rimessi, diciamo, in vendita letteralmente. Qui rivediamo, anche grazie al nostro triplay, l'ottima ad Andrea Biagini e a Paolo Del Bianco alla gestione, la parata di Christensen, anche dalla camera bassa, gestita da Filiberto Titone. Molto bella anche la tendina di chiusura poi. No, sono sincero, apprezzo, abbiamo apprezzato. Craste si muove dentro Rubino, pallone profondo allora per Bianco che si propone sulla destra, Lucchesi in chiusura, forte pressione di Ken che va a calciare sul primo palo. Christensen è posizionato bene, ma il gioco tra virgolette fischiano era stato poco, interrotto. Non so se l'aveva fischiato il fischio, però ieri? No, non ha fischiato, ma è palese che ci sia appunto una strategia per fischiare il meno possibile. C'è un complotto sottile, far giocare in mezzo a tre sottile, sbaglia l'appoggio, allora Brecalo che è rapidissimo, gioca per Ken, chiude però ogni spazio a disposizione degli arancioni. Caiode, sottile, pallone che gira sul palo di competenza di Terracciano, messo fuori da Pietro. Ribadiamo che le gambe sono belle imballate ovviamente al terzo giorno di Rio, se qualcuno si dovesse fare delle domande, ma in realtà vediamo al tempo stesso una squadra che ce la sta mettendo tutta, si gioca su un campo, chiedo conferma anche a Vieri, che è grande più o meno come un campo di calcio a 7, però con 11 giocatori all'interno e le porte di calcio a 11. Forse anche di più di sì, calcio a 7. Sì, un po' più grande rispetto al tradizionale calcio a 7, ma siamo lì. Quindi diciamo, spazi intasatissimi. Sì, spazi intasatissimi. Devo dire anche che in questo secondo tempo, dopo il cambio di campo, c'è anche un po' di agonismo in più. Secondo me si sono resi conto che la partita è in parità e quindi si vuole vincere. Forse è sceso anche di qualche grado la temperatura e quindi c'è un pochino più di ora di si sta da bene, spendere. Si sta bene a Bordo doppio campo, angolo, tra l'altro, da un lato e dall'altro lo batte perché sempre. Perché all'ombra con questo venticello, ancora Biraghi, prova a bleffare tutti insieme a Mandragora, ci riesce, va a crossare sul secondo palo, trattenuto leggermente Lucchesi dal diretto avversario, allora sarà rimessa laterale per gli arancioni. Restano alti i ragazzi con la casacca blu, Parisi rimette in gioco la sfera, lo fa giocando per Infantino e poi un cambio di fascia con il contagiri per Dodò, lo stop con il petto, sale Biraghi, Dodò entra nel vivo del gioco, serve il movimento di Rubino, prova ad approfittarne in qualche maniera Matucci, sinistro di Dodò, non è il suo piede ma ci prova comunque il brasiliano. Si è ingolosito tantissimo perché dopo essersi accentrato e aver superato un paio di avversari in dribbling ha detto calcio io, ma il pallone finisce alle stelle, c'aveva qualche compagno da servire, ci sta naturalmente anche che vada a tentare la giocata anche lui. Sì, uno scontro con Amatucci che intanto si è ripreso e sta giocando nuovamente. Sottile Amatucci, il velo per Kwame, ci sono spazi sulla destra a disposizione della squadra blu, esce Brecalo e poi ancora il servizio per Kwame, finta col destro, pallone sul mancino, prova a crearsi lo spazio, ci riesce, pallone strozzato che viene poi gestito con rapidità da Terracciano per rilanciare